53 anni si compra sta roba, 53 anni. Copertina time. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Sentirete il condizionatore come quasi sempre d'estate perché è caldo, d'inverno perché è freddo, insomma, di solito il condizionatore ci fa compagnia in questa casa. Allora, sono due settimane, ma forse di più, che io ho questi prodotti di Temu che ho acquistato e che ancora non ho messo a posto perché ve li volevo far vedere. Ora in realtà non sono tutti perché ho preso anche una pinza per capelli che l'ho già messa a posto perché la uso per tirare sui capelli alle ragazze che vengono a fare i video ASMR su persona reale. Poi ci sono delle cose che sono a casa del marito, se me lo ricordo ve le inserisco. Biagio, vuoi uscire? Dai, aspetta un minutino. Quando non c'è Tara c'è Biagio, giustamente, che vuole uscire. E allora dicevo, ho comprato delle cose che ora non l'ho già messa a posto, tipo un mega tappeto per lo studio lassù a casa di mio marito, in modo che non si sciupi il parquet con me con la sedia, quella da scrivania che va davanti e indietro, che già l'ho sciupato. Ah, stavo notando che lo smalto sta andando via, e quindi se vedrete lo smalto un po' sbeccato mi dispiace, una cosa che a me non piace per niente perché mi sa di sciatto, però mi sono dimenticata di toglierlo. Chiusa parentesi smalto. Dicevo, quindi c'è questo tappeto che non è bello, però è funzionale, e poi ho preso un altro cuscinone tondo, bello cicciottello, per una sedia rotonda, sempre che anche quella ogni tanto alterno la sedia da scrivania a quella di legno normale, perché sulla sedia da scrivania, quella imbottita, tendo a starci nelle peggiori posizioni. Mi appoggio, mi sdraio, insomma sto nelle peggiori posizioni, e quindi ogni tanto mi impongo di stare più eretta con una sedia normale. E quindi magari se me lo ricordo ve li faccio vedere. Poi ho comprato anche due tappetini antiscivolo per la cucina qui, che mi sono piaciuti, ecco, di quelli vi metto la clip. Mi sono piaciuti abbastanza come disegno, però loro fanno tutti quei tappeti imbottiti, ciccioni, comodi perché ci si passa bene l'aspirapolvere sopra, però sono tanto gonfi, tanto, quindi e poi è un po' troppo stretto, vabbè, lì le misure le dovevo guardare bene, quindi quelle cose ve le ho fatte vedere. Ah, questi non l'ho presi su Temu, ma ve li faccio vedere lo stesso. Allora, questi li avevo presi su Temu tempo fa, non ricordo, sono adesivi di mandala, cioè, questi penso che li userò per metterli sul congelatore che è allo studio, così almeno levo quel biancume. E questi non ho ancora trovato il verso di usarli, ma questi invece no, non l'ho presi su Temu ma su Amazon. Sono dei sottobicchieri di fatto di legno che mi sono serviti per fare una roba strana che ora non ve la spiego, è troppo strana, mi prendete per matta, no vabbè, ormai come sono lo sapete. Erano qui insieme, non ci incassano nulla, questi li ho presi su Amazon. Ora con quest'altro non so cosa ci farò, vabbè, tanto ci sono e via. Allora, ma torniamo a Temu. Ecco che cosa ho preso. Ho preso i copri poltrona, ne ho presi due uguali a questi, ne ho presi questi due, uno è nel secchio dove della biancheria, perché ovviamente le laverò prima di metterle. E ne ho prese due di questo colore che mi riprendono le tende che ho qui, a parte qui dietro le tende ce le ho di tutti i colori ormai, e ora sono in versione ridotta perché in inverno cerco di far circolare più aria possibile perché mi viene la muffa. Quindi queste sono quelle classiche copri poltrona che le stanno sul davanti e coprono anche il bracciolo. E dovrebbero avere anche un elastichetto queste? No, queste non ce l'hanno. No, queste sono senza elastichetto. Ecco. E le ho prese nuove per metterle. Cioè, i copripoltrone elasticizzati sempre presi su Temu, che però sono abbastanza già sciupacchiati perché da quando c'è Tara, insomma, le unghiette. E quindi quelle le volevo tenere sotto, oppure quando quelle le lavo metto solo queste, insomma, vediamo. Ne ho prese due così per casa mia.
mentre per... Ah sì, c'è l'elastichetto, ecco, guardate, per tenerle ferme. Mentre per casa di mio marito le ho prese, però non mi sono ancora arrivate, infatti devo controllare perché ci stanno mettendo un po' troppo. Le ho prese di un altro colore, mi sembra marroni, per le poltrone a casa di mio marito. Quindi ho preso queste due. Poi... Io ho preso un po' di pinconellate, come diceva la mia mamma. Le pinconellate sono cazzatine, insomma, roba semi-inutile. Proprio inutile no, ma neanche, cioè, non è roba che dici, ah, guarda, se non la compravo non sapevo come fare. Allora, ho preso un'altra pinza per capelli, perché mi è piaciuta, l'ho vista carina. E vediamo un po' l'effetto che fa su di me. Guardate il mio profilo, che io, a me non piace il mio profilo, dovrebbe essere carina, però ora mi rivedrò quando monto il video. Così, molto semplice, no, una pinza. Poi ho preso questo qua, mi è venuta voglia del, questi qui usavano anche quando ero piccina io. Sempre anche questo per fare una specie di crocchietta, però non so se riuscirò a farla, perché Biagio, ora ti apre la mamma. Insomma, vabbè, credo che ci dovrò prendere un po' la mano. È una finta pelle, sembra pelle, ma non è. Il bastoncino invece è di legno. Ma chissà se riuscirò ad usarla. E poi ho preso due fularini che arrivano così attrecciolati. Amore, due fularini che, come sapete, allora io gli ultimi foulard che avevo preso, per esempio, c'è questo qua che è bellissimo, l'ho preso su Vinted, è di lino e lo sto usando così, tipo tenda, perché è troppo pesante. Quindi nei capelli, per legarmi i capelli, è troppo grosso. Come sciarpa in inverno, boh, comunque di lino non mi ci dice, quindi è un po' più una sciarpa da mettere in estate, che chissà quando me la metterò. Siccome sta bene con queste tende, l'ho messo qui come tenda. Questo invece è proprio un cotoncino, chissà se è cotone, non lo so cos'è, non si sa se, di che roba sia. Comunque è molto molto leggero, quindi questo qui è un po' passepartout per tutte le stagioni, e poi essendo leggero mi ci posso fare i miei accrocchi. Ah, qui c'è un'etichettina, chissà se c'è scritto che cos'è. Ecco, infatti 100% poliestere. Bene, sembrava cotone ma è 100% poliestere. E quest'altro uguale, però cambia il colore. Certo, fanno un poliestere che al tatto sembra veramente cotone, ragazzi, una roba. Bah, vedete? Sembra proprio un tessutino, boh, di cotone, invece è poliestere. Bene, quindi questi ha due fularini, ovviamente tutti e due abbastanza in palette. Questo è tanto scuro, però no, ma sono abbastanza in palette. Ultima cosa, la cavolata. La cavolata che io veramente, cioè, ogni tanto foste scemate qua. La lampada di Aladino, che io pensavo fosse bella grandina. Ho detto, ah sì, la uso in un video ASMR per farci qualche magia, qualche cosa. Poi quando è arrivata ho detto, Monica, ma te le misure prima di comprare la roba? È piccina, piccina, piccio. Guardate, a me è piccina. Bellina, per carità, però è proprio piccina, picciò. Ora io ho pensato, questa qui forse può essere adatta a metterci un incensino, un cono di incenso, no? Perché ci casca dentro e ci sparisce. Boh, vedremo. Insomma, questa qui l'idea era di farci i video ASMR. Proprio cavolatina, cavolatina. La lampada dei desideri. 53 anni si compra sta roba, 53 anni. Via, ragazzi, vi saluto.